Ragazzi, un applauso a questo Milan, bisogna farglielo. Grande Milan, grande lavoro di Pioli. Vabbè, adesso in panchina sappiamo c'è Daniele Bonera che sta anche portando bene. E ragazzi, torniamo alla live di una settimana fa dopo Napoli-Milan. Vi ricordate che mi avete chiesto, Ghiotto, ma secondo te il Milan senza Ibra come reagirà? Perderà tanto? È ovvio che perdi senza Ibra, ma questo è normale, anche perché in rosa non hai un giocatore con le stesse caratteristiche. Il Milan ha bisogno di un leader tecnico là davanti, soprattutto perché è una squadra giovane che ha bisogno di un leader come Zlatan Ibrahimovic. Ma vi ho detto anche, il Milan ha un'identità, il Milan è una squadra solida, quindi magari, certo, se oggi ci fosse stato Milan con una squadra Milan-Napoli, Milan-Roma, sarebbe stato molto più difficile. Hai avuto anche la fortuna di affrontare una Fiorentina che mi aspettavo un po' meglio oggi, in effetti, però comunque una squadra scarsa, non vi offendete. Però il Milan è solido, il Milan soprattutto non subisce gol, quindi se tu non subisci gol parti già in vantaggio, perché al massimo in una partita che fai fatica a segnare perché non hai Ibra, magari pareggi da 0-0. Poi è un fuoriclasse in porta, perché vogliamo parlare di Donnarumma. Cioè, Donnarumma nell'ultimo anno e mezzo dalla scorsa stagione è diventato ancora più forte, cioè già era forte ma adesso è veramente un portiere completo, un portiere affermato anche oggi in una partita in cui la Fiorentina ha fatto poco ma decisivo, su Vlahovic nel primo tempo e soprattutto su Ribéry nel secondo tempo, perché lì Ribéry da fuori classe gli aveva fatto un bel pallonetto anche da una posizione difficile e con la mano di richiamo gliel'ha tolto. Cioè, poi Donnarumma ha una fisicità incredibile, cioè io quando vedo Donnarumma, io attaccante che vedo, vado in avanti, mi vedo Donnarumma, mi copre tutta la porta, c'è grande prepotenza fisica, è consapevole dei propri mezzi, è da solo 21 anni, quindi è un patrimonio anche italiano che speriamo di avere in Serie A sempre, perché questo è importante secondo me, per la nazionale abbiamo un portiere per i prossimi 15 anni. Però veniamo alla partita. Allora, io mi aspettavo una Fiorentina un po' più arrembante, diciamo che il secondo tempo ha reagito, ma è normale, sul 2-0 il Milan si è chiuso, ma il Milan dato dietro non subisce, difficilmente subisce gol, e però il primo tempo poteva essere anche 3-0, perché poi se andiamo a vedere che sì, si è mangiato anche un rigore. Comunque Romagnoli, che veniva da un periodo negativo, segna, e questo è un bel segnale per il ragazzo, anche se in nazionale deve giocare sempre acerbi, mi raccomando. Comunque calcio d'angolo, spizzata di Kessié, quindi Kessié protagonista sia in negativo sia in positivo, ma soprattutto in positivo, che Kessié è un giocatore imprescindibile per il Milan. E la spizza è Romagnoli sul secondo palo, dimenticato la difesa, in sacca. Romagnoli, diciamo che è uno che la porta la vede da difensore. Poi Kessié su rigore, io quando ho visto calciare il rigore di Kessié ho detto, se tu vuoi parare un rigore a Kessié devi stare fermo fino alla fine. Infatti Drogowski, che è un pararigori, che è un ottimo portiere, nel secondo gol, se voi guardate, rimane fermo. Kessié come li calci i rigori? Kessié non prende la rincorsa, guarda il portiere fino all'ultimo. Il problema è che se tu non prendi la rincorsa, se il portiere sta fermo fino all'ultimo, tu non riesci a tirare magari una mina bassa. Quindi cosa devi fare? Devi scegliere un angolo col piattone, ma Drogowski, che ha grande reattività e anche molto alto, penso sia quasi 2 metri, gliela parata anche con due mani, quindi abbastanza facilmente. Quindi bravo Drogowski, che è uno specialista nel pararigore, nel studiare i rigoristi. Comunque sì, rimane un rigorista quasi infallibile. E però, ecco, bene anche Tonali, che l'ho visto abbastanza in crescita, anche se giocare in questo Milan secondo me è abbastanza facile, perché è proprio una squadra, cioè mi piace proprio il Milan, non è una squadra di campioni, non è una squadra che gioca bene, però se già tu sei solido in difesa, ripeto, parti già in vantaggio. Cioè, a differenza della Lazio oggi, la Lazio si è sciolta in una partita difficile, hai preso 3 gol, il Milan no, il Milan no, nonostante la Fiorentina poi ci ha provato, anche se la Fiorentina è troppo leggera in attacco. Cioè io ce l'ho qua l'attacco, oggi Prandelli ha provato questo 4-3-3, quindi vedete che già Prandelli è tornato sui suoi passi. Io avevo criticato le scelte di Prandelli perché la Fiorentina non può fare il 4-2-3-1, tra l'altro partita che finisce ora, quindi Milan sempre più capolista 2-0, ha provato questo 4-3-3 con Caleon, Vlahovic e Ribéry, troppo leggero, cioè Vlahovic non se ne manca con le mani, Caleon assolutamente giocatore finito o quasi, e Ribéry ancora il migliore, però anche lui c'ha 37 anni, quindi attacco troppo leggero. E niente ragazzi, complimenti al Milan, bene il rientro di Rebic, perché sicuramente l'assenza di Ibra si sente meno, grazie anche a comunque Rebic. Saelemaekers, a me è sempre un giocatore che mi piace, perché magari non farà tanti gol, però corre, si sacrifica ed ha anche qualità. Bene oggi Çalhanoğlu, che ha preso un palo. E in generale è un grande Milan, lo possiamo dire, lotterà fino alla fine per lo scudetto, io ormai me ne sono convinto da qualche settimana.
Anche perché in un campionato così, se tu subisci pochi gol, è già una grande cosa. E poi sei un centravanti fortissimo. Infatti, se noi guardiamo la classifica, la miglior difesa sono Verona e Juve. Però, vabbè, il Milan è 8 gol, però il Milan segna di più di Juve e Verona. Quindi, grande Milan. Ragazzi, like al video, recuperate anche il video della Lazio che ho fatto prima. Ci vediamo stasera con Napoli-Roma. Bella.